Buon pomeriggio ragazze, con un po' di ritardo, ma c'è da dire in questo caso meglio tardi che mai, vi faccio vedere all'opera l'ultima palette uscita di Nabla, la Dreamy 2 The Mystic Palette. Ve l'ho già introdotta in un video haul di un po' di tempo fa e poi ho un po' abbandonato il progetto, anche perché c'è da dire che nelle ultime 3 settimane sono sempre stata o in pigiama o in tuta, quindi non ho mai fatto dei grossi make up. Oggi ho avuto una mezz'oretta di tempo, ho un paio di palette da provare tra cui questa, quindi mi sono detta ok, partiamo. Allora, vi volevo innanzitutto dire che i colori utilizzati sono questi 4. Questo video sarà composto da più spezzoni, nel senso che farò almeno un 3-4 combinazioni diverse, diciamo, con questa palette. Questi 4 insieme li vedevo bene per realizzare un make up, quindi ho messo questo colore sulla base, questo per sfumare, adesso non vedo i colori perché sono cercata ma fra un po' ve li leggo, questo sulla palpebra mobile e il marrone per sfumare, scusate, qui sotto e qui, cioè al posto di una matita sfumata. I colori sono Déjà Vu su tutta la palpebra, Hidden Play stamponata solo sulla palpebra mobile più al centro, adesso vi faccio vedere, Dionysus, il rosso che vedete sfumato all'esterno, e Offline, il marrone scuro che ho utilizzato in sostituzione della matita. E questo è il risultato. È la seconda volta che utilizzo questa palette ed è la seconda volta che uso questi 4 colori. Sulle labbra, sempre di Nabla, ho Hedonist, eccolo qui, che non è un colore che io normalmente sceglierei, devo dire la verità. Non penso che mi stia particolarmente bene, però anche i rossetti, i liquid lipstick, li voglio provare tutti quanti, e con questo trucco occhio ho pensato ok, partiamo dal più chiaro e andremo poi salendo. Comunque questa è la prima proposta, diciamo, fatta con la Mystic Palette, molto semplice come sempre, ci ho impiegato all'incirca 10 minuti. I mascara, che sono notevoli secondo me, sono base Collistar e sopra il Toy Boy, My Toy Boy di Diego Dalla Palma. Invece trucco occhi e labbra Nabla. Buon pomeriggio ragazze, secondo look realizzato con la Nabla Dreamy 2 The Mystic Palette. Allora, questo mi piace particolarmente. Inizio con il liquid lipstick che ho sulle labbra, che è Eve, che mi piace di più, cioè mi sembra mi stia meglio rispetto all'altro che abbiamo visto l'altro giorno, diciamo. Non fate caso alla roba dietro da mettere a posto. Nel frattempo vi racconto che cosa ho messo sugli occhi. Allora, sotto le sopracciglia 1 and 2 ho messo Pantheon, questo cremino qua. Su tutta la palpebra mobile Déjà Vu, che secondo me è il colore che più si adatta a fare da base, diciamo. Poi, colore stupendo è questo Libertine, che è il dorato che vedete, pazzesco, bello, 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 rende tantissimo. Unico inconveniente, io non l'avevo mai provato, non l'ho tamponato, l'ho proprio steso col polpastrello, però ha molto, come direbbe, ha del fallout, come si dice in make-upese. Sarebbe stato meglio stenderlo tenendomi magari una velina, un pezzo di carta igienica, di Scottex, quello che usate voi, di cotone, qui sotto, perché mi sono trovata un po' di glitter sulle guance, però il colore è stupendo. Sfumato nella palpebra esterna con un mix di Dionysus e New Past. Lo stesso New Past l'ho poi utilizzato qui e qua sopra sfumato, e questo è il risultato. Devo dire che mi piace moltissimo e penso di aver anche azzeccato il colore di liquid lipstick che ho messo sotto. Quindi questo è il look di oggi, il secondo realizzato per l'appunto con questa bella palette. Ci vediamo al prossimo look, ciao! Buon pomeriggio ragazze, altro look con la palette Dreamy 2 The Mystic Palette di Nabla. Devo dirvi che questo look che ho realizzato, a parte che mi sono macchiata qua di mascara, mannaggia me, mi soddisfa particolarmente. Allora, iniziamo dalle labbra. Sulle labbra ho My Rose, sempre di Nabla. Sugli occhi invece, allora, prima ve lo racconto, poi avvicino l'inquadratura. Allora, Déjà Vu come al solito su tutta la palpebra mobile, dopodiché ho sfumato all'interno Mirabilia, messi con il polpastrello, tutti e due i colori che vi farò vedere adesso, Mirabilia. All'esterno della palpebra ho messo Rem
E qui sotto invece ho sfumato, se non sbaglio, New Past. Allora vi faccio vedere da vicino. Mi piacciono molto i due colori brillanti, Rem e Mirabilia. Allora qua c'è Rem e qua c'è Mirabilia. Quindi all'esterno Rem, all'interno Mirabilia. Questi colori sul blu-viola non sono proprio colori che io normalmente scelgo, però vi devo dire che con l'occhio verde, il capodanno che si avvicina, il mood festivo, non mi dispiacciono affatto. Quindi questo è, se non sbaglio, il terzo look realizzato con questa palette. Ne vorrei fare ancora uno con Amar Cord e Hidden Place, questi due. Dopodiché chiuderò il video. Comunque per adesso vi saluto. Mi piace questo look, lo terrò anche per stasera, sono già pronta per andare a mangiare una pizzetta. E niente, noi ci vediamo al prossimo pezzettino di video. Ciao! Buon pomeriggio ragazze, ultimo make-up realizzato con la palette ed è anche l'ultimo dell'anno, quindi ultimo make-up dell'anno e ultimo make-up con questa palette. Mi sembra di aver utilizzato praticamente tutti i colori. Correggetemi se sbaglio, ma mi sembra di sì. Anche il make-up di oggi mi piace, lo porterò avanti fino a sera, quindi l'ho fatto un po' più stronchino, anche se starò a casa perché non ho nessuna voglia di fare niente, ma non perdiamoci in ciance. Dunque, sotto il sopracciglio, le sopraccigliazze, sulla palpebra, tutta la palpebra, ho Pantheon e Deja Vu. I colori opachi li uso sempre perché comunque ce ne sono tre, quindi ci sta che due vengano sempre utilizzati in tutti i make-up. Dopodiché, sulla palpebra mobile ho sfumato Amar Cord e Hidden Place, che sono questi due. Amar Cord più all'interno, Hidden Place più all'esterno, e tra l'altro vi dirò la verità, li ho applicati con il polpastrello. Invece qui sotto ho messo questo qui che si chiama Offline, quindi qui c'è Offline. Qui, praticamente sulla qui, ho, ecco la mia macchina foto, ho messo anche una matita nera che non è di Nabla ma bensì di Laila e l'ho sfumata. Sulle labbra ho messo My Rose, adesso poi avvicino vi faccio vedere meglio il trucco occhi, però prima di venire di qua ho aperto il frigo e ho visto che c'erano due pasticcini avanzati da ieri e me li sono mangiati, quindi adesso lo vado brevemente a riapplicare. Ed ecco qua, My Rules riapplicato, anche perché erano belli tutti pannosi, quindi l'ho proprio mangiato così. Dopodiché adesso avvicinerò l'inquadratura per farvi vedere il make-up occhi, che mi piace. Eccolo qui. Questo è, e questa è per l'appunto l'ultima versione dei make-up realizzati con questa palette. Se mi seguite su Instagram vedrete probabilmente nei prossimi giorni i due o tre rossetti liquid lipstick che mancano. Ok, io ne approfitto per augurarvi un buon anno nuovo, una buona fine di anno vecchio. Noi continueremo a vederci, magari un po' meno, però continueremo a vederci. Volevo anche anticiparvi che girerò un video simile, ovvero con diversi look, con la palette Peter Rack, quella dell'Isola del Tesoro, e che a breve arriverà anche un video che risponderà alle vostre domande. Il tema è un po' sempre quello in questo momento, mi rendo conto che quelle siano le domande che vengono più fuori, ecco, relative a quest'ultimo mio periodo di vita, diciamo, ok? Per adesso vi saluto, vado a montare questo video, a fare pranzo e a organizzarmi per la serata, ovvero mettermi la tuta, però col trucco. Noi ci vediamo presto, ancora buon anno a tutte, ciao!